Inizia una nuova settimana di Casa Minutella, una nuova puntata. Siamo pronti per tenervi compagnia anche oggi per 90 minuti e siamo molto contenti di farlo. Abbiamo iniziato in quel di ottobre, arriveremo, Dio piacendo, alla fine del mese di giugno con le nostre dirette di Casa Minutella. Apriamo anche oggi le porte di casa nostra, si fa per dire. Sono molto felice, molto contento perché sono tanti, tanti messaggi che ci inviate quotidianamente in redazione a Blog Sicilia e i tanti che scrivete sulla mia pagina Casa Minutella, dove peraltro la diretta è già in contemporanea diretta, scusate il gioco di parole. Allora, il martedì e il giovedì alle 14:45 circa su blogsicilia.it, poi ancora su blogplay con la York finale. Sulla nostra pagina Facebook di Blog Sicilia, quella di Casa Minutella, sui social, spero, dove voi condividerete questa diretta, e poi ancora sulla nostra, sul nostro canale YouTube, quello di Blog Sicilia. Poi ancora in contemporanea diretta sul canale 1616 di Video Regione. Mando un abbraccio ed un saluto al direttore Cannata e a tutti i ragazzi che in questo momento stanno lavorando alla regia. E poi ancora stasera dalle 18 alle 20 in differita sulle frequenze in FM di Radio Fantastica. Questa è la prima parte, qui devo per forza raccontare dove siamo in diretta, perché sono tanti i device, ormai quelli bravi utilizzano queste parole, sono tanti gli strumenti dove potete seguirci, vederci, e soprattutto mi raccomando, sui nostri social vi aspettiamo per commentare e insomma fare un po' di cose. Per esempio, leggo questo messaggio di Salvatore Giussi Colombo, che scrivono: buongiorno, perché non fa un po' di scruscio per la signora Barbara D'Urso? Va bene, lo faremo magari, perché no? Allora, ci prepariamo per la prima parte di Casa Minutella con noi Giuseppe Ayala, braccio destro per tanto tempo di Falcone e Borsellino, pubblico ministero del famoso pool antimafia capitanato da Caponnetto. Torniamo a parlare con Alessandro Sallusti, ci colleghiamo con Mario Barresi e poi Davide Faraone, Nino Minardo, Nino Amadore, Manlio Viola. E poi un inedito Toto Cuffaro. Dopo la sigla, sigla sia. Buongiorno, eccoci qua. Qualche settimana fa in Casa Minutella ci siamo occupati in maniera più che abbondante del libro che il dottor Sallusti ha scritto intervistando Palamara, il libro che racconta il sistema, libro che è stato ristampato e è andato molto molto bene. Ospite in studio, per chi non avesse seguito la diretta può trovarla sui nostri social, sul blogplay.it, ancora lì on demand, come direbbero quelli bravi. Ospite in quella puntata il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, il dottore Sallusti, e poi ancora il dottor Ingroia e poi ancora il dottor Aguecci. Doveva essere ospite quel pomeriggio con noi il dottor Ayala, che per impegni pregressi non poteva essere nostro ospite, però promessa mantenuta, perché riprendiamo l'argomento e lo facciamo con il dottor Ayala, che è qui con noi. Buongiorno dottor Ayala, Buongiorno. bentornato in Casa Minutella dopo anni, non ci Dopo vediamo anni. dopo Però qualche l'importante è ritrovarsi. anno. L'importante è ritrovarsi, la trovo in perfetta forma, Insomma, ci complimenti. difendiamo. Ci difendiamo. Do il buongiorno, il bentornato in Casa Minutella al dottor Sallusti, che ringrazio anzitempo per il tempo che ci sta dedicando. Dottor Sallusti, buongiorno, bentornato in Buongiorno a voi. Casa Minutella, grazie per essere con noi. La prima domanda corre d'obbligo: come sta? Abbiamo letto del suo essere asintomatico, però come sta? Positivo, asintomatico, sto bene, no, niente di grave, soprattutto pensando alle tante persone che l'hanno presa male, è quasi imbarazzante averla e stare bene. Bene, in bocca al lupo, e ci colleghiamo anche con Mario Barresi, giornalista della Sicilia. Ciao Mario, buon pomeriggio.
Vediamo se Mario è collegato, lo vedo bloccato, quindi probabilmente dobbiamo ripristinare il contatto con lui. Allora, partiamo dal dottor Ayala. Noi ci eravamo sentiti, io l'avevo invitata, lei aveva già impegni pregressi, però mi ricordava al telefono, caro dottor Sallusti, che il dottor Ayala non aveva trovato il libro perché erano state vendute tutte le copie. L'ha ordinato, Sì, conferma se lo ricordo, mi l'ho ha ordinato, me raccontato. l'hanno fatto avere e naturalmente l'ho letto con uno stato d'animo che non è difficile, come dire, descrivere, simile al disgusto. Però faccio i miei complimenti a Sallusti perché è stata una ottima idea scrivere questo libro. Sallusti, spesso il paradosso aiuta a esprimere il proprio pensiero. Leggendo quel libro, io ho visto in lei Falcone e in Palamara Buscetta. Addirittura. È un paradosso, in paradosso l'ho premesso, nel senso Però, che. scusate se interrompo, non lo faccio mai, però dottor Sallusti, detto da Ayala, ha un peso No, no. importante. Però io ho detto che era un paradosso, nel senso che Palamara si può dire tutto naturalmente, tranne che sia un criminale, ci mancherebbe altro, mentre Buscetta era un criminale. Però. Palamara, in una trasmissione radio alla Rai di 2 o 3 anni fa, a quella quale fu invitato per parlare dei problemi della giustizia, io feci un accenno, devo dire, cauto, misurato, sulla deriva clientelare dell'Associazione Nazionale Magistrati, delle correnti, del criterio dell'appartenenza che superava quello del merito, e Palamara mi accusò di qualunquismo. Perché? Perché lui era dentro il sistema, come Buscetta era dentro il suo sistema, e quindi negava anche l'evidenza. Quando il sistema lo ha espulso, Palamara ha scritto il libro con Sallusti. Ho risposto alle domande di Sallusti, il contenuto del libro lo leggiamo, è venuto fuori il sistema, che era tra l'altro un termine, una parola che io non conoscevo, pur facendo parte del mondo della magistratura per diverse decine di anni. Questo io credo che sia difficilmente qualificabile, fermo restando, ripeto, che non parliamo di un criminale, io non vorrei essere confuso, perché finché ci sei dentro il sistema funziona e tu in quel sistema gestisci il tuo potere, neghi che esista quel sistema, come i mafiosi negavano che esistesse la mafia. Quando il sistema Grazie. ti espelle, e bisogna dire la verità, sono stati altri magistrati che hanno fatto in questa maniera pulizia al loro interno, questo va riconosciuto obiettivamente, allora tu racconti, consumi la tua vendetta. E un paragone, ripeto, paradossale, però credo che sia abbastanza reale. E quindi non lo qualifico da un punto di vista etico, morale, perché lasciamo perdere, non voglio usare parole pesanti. Lei che dice, dottor Sallusti? Intanto il paragone paradossale Falcone-Buscetta è già quanto dire, però voglio sentire il suo pensiero e poi andiamo da Mario Barresi. No, mi faccio fare una premessa che io sono onorato di essere qui col dottor Ayala, non solo perché, come dicevamo prima di entrare in Sì, trasmissione, mi sì. ricorda la mia gioventù, io di cronista, il messaggero e lui, magistrati di punta dell'antimafia, ma perché il dottor Ayala ha attraversato stagioni ben più drammatiche e feroci all'interno della magistratura e tra la magistratura e la criminalità di quelle che si raccontano in questo libro. E quindi, come dire, questo può essere a parziale consolazione che qui parliamo di miserie umane, il dottor Ayala ha attraversato stagioni invece ben più drammatiche, ben più feroci. E detto questo, io non sono l'avvocato del dottor Palamara, e condivido l'approccio del dottor Ayala, ma devo dire per onestà che ho dovuto insistere per convincere il dottor Palamara a accettare la mia offerta di fare questo libro. Io sono partito dicendogli: guardi, lei è tecnicamente morto dal punto di vista professionale, ovviamente, e può finire triturato nel fango di quello che emerge dalle chat, dalle intercettazioni, da tutto quello che già sapevamo, oppure può tentare un piccolo riscatto, insomma, raccontarci quantomeno dal suo punto di vista, che non è la verità assoluta, ma è un pezzo di verità, che cosa è successo. E devo dire che ho dovuto insistere. Il primo incontro, io non conoscevo il dottor Palamara, è stato a maggio.
l'operazione poi è partita a novembre. Quindi alla fine lui ha accettato, ma dico questo per dire che non era una sua iniziativa di adesso mi vendico. E nella mia testa dovevo mettere in conto che lui nel suo racconto si sarebbe anche vendicato e che quindi avrebbe raccontato molto ma non tutto, avrebbe scelto degli obiettivi. Io da giornalista quello che ho potuto fare è accertarmi che il suo racconto fosse documentabile e testimoniabile e veritiero, anche perché Rizzoli non è proprio la prima casa editrice che passa via per caso, ma è uno dei più grandi gruppi culturali europei e quindi abbiamo passato giorni e giorni con gli avvocati a passare parola per parola. Quindi il rischio che dice il dottor Ayala non è un rischio, è una certezza. Il dottor Palamara si è anche vendicato, insomma, si è tolto alcuni sassolini dalle scarpe. Però, insomma, per fare un'operazione verità da qualche parte bisognava iniziare. Io mi auguro che qualcuno adesso vada avanti. Ce lo auguriamo anche noi. Vediamo se riusciamo a fare due chiacchiere anche con Mario Barresi, autorevole firma della Sicilia. Mario, buon pomeriggio. Eccomi. Ciao, benvenuto in casa Minutella, grazie per essere con noi. Ben trovati a tutti. Allora Mario, tu hai letto il libro, posso chiederti? Io l'ho divorato da mezzanotte alle 5 il giorno che l'ho comprato. L'ho fatto con la sensazione di tradimento che può avere una persona della mia generazione, Massimo. Io nel periodo delle stragi avevo 17-18 anni e quindi c'è soprattutto per chi aveva quell'età in Sicilia, quel periodo rappresentava una tensione morale. Un'idealizzazione anche dei magistrati eroi, Falcone, Borsellino, Ayala è nel mio pantheon anche di giovane studente al liceo, all'università. E quindi immagina che io ero indeciso se provare la strada della magistratura o fare il giornalista. Poi per fortuna della magistratura ho deciso di fare il giornalista. Io mi sono sentito tradito, avevo letto le chat di Palamara quasi in contemporanea con altri colleghi delle testate nazionali, poi il mio direttore, devo dire, abbiamo fatto una riunione di condivisione e la decisione alla fine fu quella di occuparci di quel contenuto soltanto quando fosse diventato ufficiale, nel senso di provvedimenti del CSM o di provvedimenti ufficiali, non soltanto con lo sguardo del YR. Però io mi sono sentito tradito dal contenuto, non soltanto del libro, ma rispetto a tutto quello che è uscito. E penso che oggi, anche se vai al panificio e chiedi alla signora del panificio un'opinione sulla magistratura italiana, anche a causa di quello che è uscito fuori dal caso Palamara, c'è un brusco calo di fiducia. La mia riflessione è se espellendo, vi ricordate quando nei vecchi videoregistratori c'era il tasto eject che tu tiravi fuori la cassetta? Sì, certo, abbiamo premuto il tasto eject su Palamara, ma il sistema, io ho più di un motivo per pensare che comunque non sia cambiato. E quindi io la riflessione che sottopongo agli altri ospiti è adesso che succede? Ecco, dottor Ayala, secondo lei adesso che succede? Io ho poche capacità, quella di leggere nel futuro non mi appartiene. Mi auguro che la riflessione, anche sconcertante, che viene fuori da questa storia, che in certi ambienti, compreso quello della magistratura, tutto può suscitare tranne che sorpresa, perché io stesso, che non ho mai fatto parte del sistema, non ho mai partecipato a vita associativa, diciamo, delle correnti, molte cose le sapevo. Ovviamente grazie a Sallusti, lo dico grazie a Sallusti,
ho appreso molto di più. Non ho fatto le 5 del mattino, l'ho divisa in due rate. Ho fatto per due notti le 2:30 del mattino, quindi Rizzo mi ha battuto in questo. Però non ho difficoltà a dire che poi, chiuso il libro e posato sul comodino, spegnevo la luce e facevo un po' fatica ad addormentarmi. Ma ripeto, era la conferma molto dettagliata, perché poi Sallusti, il suo mestiere, non devo dirlo io, lo sa fare bene, quindi il suo ruolo è stato anche importante in questo libro, non è soltanto una cofirma, è un ruolo importante il suo. Però le cose che vengono fuori erano note da tempo nel nostro ambiente, anche, ripeto, da chi non ne faceva parte del sistema. Io ho portato stamattina, sarò brevissimo così evito di annoiarvi, un libro che ho scritto alcuni anni fa, in cui tra l'altro riporto quello che disse Falcone. Cito Falcone per la sua autorevolezza, l'autorevolezza di Ayala è minima, quella di Falcone è molto più consistente. In un convegno a Milano nel 1989, estraggo una parte breve di questo intervento, Falcone dichiarò, cito testualmente: le correnti dell'Associazione Nazionale Magistrati si sono trasformate in macchine elettorali per il Consiglio Superiore della Magistratura. Sentite adesso, e quella occupazione dell'istituzione da parte dei partiti politici, che è alla base della questione morale, si è puntualmente presentata in seno all'organo di autogoverno della magistratura con note di pesantezza sconosciute anche in sede politica. 1989. Più chiaro di così, come era abitudine di Falcone. A proposito, piccola parentesi, Sallusti, lei ha detto che ha insistito con Palamara. Falcone con Buscetta pure ha dovuto insistere. Quindi il paradosso continua. Poi potrei citare Caponnetto, insomma, vi risparmio la lettura, ma anche il grandissimo Nino Caponnetto dichiarò in quel periodo cose analoghe. E noi, essendo tutti estranei a quel sistema, non conoscevamo nel dettaglio. Però non era difficile capire. Il nodo, e penso che in questo saranno d'accordo anche i miei interlocutori, come dire, la proiezione in seno a quel mondo, al mondo della magistratura, di una deriva disastrosa del nostro paese, che è quella di avere sostituito al merito la forza dell'appartenenza. Tu, credo che valga questo in molti settori, politica non ne parliamo nemmeno, è troppo facile questo, ma non credo che anche il mondo del giornalismo sia, ci sono tantissimi bravi giornalisti in Italia, ci mancherebbe altro, è una categoria che rispetto, io continuo a essere un lettore di giornali, del giornale cartaceo, perché a me piace il giornale, ma lo leggo in mano, ci rifletto sulle notizie. Credo che, ripeto, questa caduta proprio verticale del riconoscimento del merito a favore dell'appartenenza sia uno dei grandi mali che affliggono il nostro paese, non soltanto la magistratura. Certo, quando questo si inserisce in un mondo che dovrebbe essere agli occhi dei cittadini e nel sentimento dei cittadini il mondo più asettico, più ispirato a criteri di eguaglianza, di giustizia, eccetera, eccetera, la cosa ovviamente diventa molto più grave. Però sarebbe strano che questo scivolone dal merito verso la logica dell'appartenenza non dovesse riguardare anche la magistratura. Era quasi inevitabile. Poi, parliamoci chiaro, Palamara è uno, io non faccio nomi perché voglio evitare querele, ma qualche altro Palamara lo conosco io, che ancora gestisce. Dottor Sallusti, poi le giro il numero del dottor Ayala, magari lo convince lei. Facciamo il seguito. Dottor Sallusti, lei, vabbè, giornalista, io lo dico sempre, non sono un giornalista, c'è il conduttore, c'è il parcheggiatore abusivo nella mia trasmissione, ma ce l'ha una curiosità da chiedere al dottor Ayala, perché... insomma, da cronista lo ha seguito, l'ha raccontato. Una domanda che potrebbe venire fuori dalle riflessioni che ha fatto, se ce l'ha. Che non sia imbarazzante, Sallusti. Che non sia imbarazzante. Però lei si può valere la facoltà di non rispondere. Guardi, dire una domanda è riduttivo.
Al dottor Gaiala di domande ne hanno fatte tante e lui ha dato tante risposte. Mi è sfuggito, e mi interesserebbe molto recuperare mi è sfuggito il titolo del libro che lei cita, sì, che è in mano. Io lo faccio vedere. È un libro edito da Mondadori che tutti quanti dovrebbero leggere. Si chiama Chi ha paura muore ogni giorno ed è la vera storia, sì, del periodo di del pool antimafia. Borsellino. Prego. È la storia del pool antimafia vista da dentro. Vi racconto un aneddoto. Io avevo in mente l'idea. Parliamo del 2008, io ero appena uscito dal Parlamento, perché sono stato lì, ho fatto 4 legislature e dal 2006 non mi sono più ricandidato. Avevo un rapporto con Francesco Cossiga, perché, questo va ricordato, quando Falcone alla Procura di Palermo non era più nelle condizioni di lavorare, dico fatti, sono notori a tutti, Cossiga si diede carico, non tolgo nessun merito al ministro Martelli, anzi glieli riconosco tutti, di far sì che il ministro della giustizia di allora, Martelli, nominasse Falcone direttore generale degli affari penali al ministero. E, ripeto, Martelli lo fece con entusiasmo e quello che posso dire è che Martelli aveva una fiducia assoluta in Giovanni Falcone, che veramente in quel periodo, purtroppo breve perché poi arrivò il 23 maggio 92, lavorò bene e concepì tutta una serie di interventi di straordinaria importanza. Così che un giorno mi disse, imito un po' il suo noto accento sardo, Peppi, tu hai il dovere di scrivere un libro, perché nessuno meglio di te ci può dare la verità sulla vostra esperienza. Io devo dire la verità, mi resi conto, e allora cosa ho fatto? Allora potevo andare ancora in motocicletta, oggi ho avuto un incidente recentemente, quindi non ci posso andare più. Me ne sono andato, ho affittato la casetta in montagna che prendevo in genere d'inverno per andare a sciare e ho passato da solo, o meglio, no, in compagnia del mio computer ovviamente, tutto il mese di agosto a rivivere, è stata una specie di seduta autopsicanalitica, cioè di rivivere i fatti ma anche le emozioni, perché quell'esperienza è stata un'esperienza indubbiamente dal punto di vista, diciamo, lavorativo straordinaria, non c'è dubbio. Ma l'aspetto umano del legame che c'era tra di noi andava raccontato, andava reso conoscibile, diciamo, perché forse quella è stata la caratteristica fondamentale della coesione di quel gruppo. E quindi ho scritto questo libro che poi ha avuto anche, devo dire, un successo editoriale notevole, molto superiore alle mie aspettative. Lo fanno leggere nelle scuole. Questo lo dico a merito dei professori e dei dirigenti scolastici, naturalmente non a merito mio. E io come vicepresidente della Fondazione Falcone, indegnamente vicepresidente, prima del Covid naturalmente, oggi non si può fare, assieme a Maria Falcone ci dividevamo i compiti, abbiamo girato per mesi e per anni molte scuole e università italiane, non soltanto per sottolineare la straordinaria importanza dell'attività di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino e dei più fortunati sopravvissuti, ma anche per fare capire ai giovani che le istituzioni, quando sono interpretate come dovrebbero essere interpretate da chiunque le rappresenta, in questo paese i successi li possono raggiungere. Poi scopri che la stessa istituzione fa sì che, siccome tu hai solo merito e non hai appartenenza, in qualche maniera devi essere, virgolette, fregato, cosa che puntualmente è accaduta per Falcone e Borsellino, non ne parliamo nemmeno in quella maniera drammatica. Ma per esempio, no, questo sistema di che racconta Sallusti, poi vado da Barresi, dottor Ayala, a voi ha fatto danno a quel tempo? Dio mio, un dato storico certo è quello che il cosiddetto pool antimafia di Palermo, che era composto da giudici istruttori, io ero pubblico ministero ed ero aggregato, perché una delle grandi idee di Falcone fu quella di pensare che la partita si gioca al dibattimento davanti ai giudici, dove il giudice istruttore naturalmente non può andare, perché fatta l'istruttoria il suo compito è esaurito. Chi è che va al dibattimento? Il pubblico ministero. Se il pubblico ministero viene scelto in maniera, adesso faccio una breve parentesi, quando Falcone e gli altri scelsero me come pubblico ministero di riferimento, io ero l'ultimo arrivato, e anche per
comprensibili gelosie di mestiere, qualcuno più anziano della procura chiese a Falcone: ma com'è che avete scelto Ayala? E Falcone rispose: alla Falcone. Cioè, guarda, abbiamo scelto il criterio più oggettivo che esista, l'ordine alfabetico. Quello si chiama Ayala, è venuto fuori. Questo per dirvi chi era Falcone. Quindi io, pur non facendo parte, diciamo, organica del pool, sì, però lavoravo sempre con loro, sì, perché, e questo ha dato dei buoni risultati, perché il pubblico ministero, io tantissime cose non le so fare, il pubblico ministero pare che lo sapessi fare. E quindi al dibattimento io sostenevo, difendevo dalle legittime, per carità, osservazioni dei difensori e degli imputati, il lavoro dei giudici istruttori. Tant'è vero che il commento alla mia requisitoria al maxi processo, che durò 8 giorni, 40 ore, ma andavo per sintesi, poi mi sono incontrato con Falcone e Falcone mi fece dei complimenti, cosa insolita, perché Giovanni era molto riservato, molto chiuso, tant'è vero che mi meravigliai di questi complimenti. E lui mi disse: la verità, caro Giuseppe, è che tu sei un grande oratore, anzi tu sei The Voice, come Frank Sinatra, però ricordati che la canzone l'abbiamo scritta noi, che era perfetto, perché l'istruttoria era loro. Io ho cantato, se così si può dire, la loro istruttoria, e mi piace pensare che l'abbia cantata dignitosamente. Il risultato è arrivato. Che canzone è questa di Palamara, dottor Ayala? Dia un titolo. No, non mi viene. Una lacrima sul viso? Una non basta. Non una basta. No, va comunque, bene. Questo va bene, qualche lacrima, cambiamo il titolo. Qualche lacrima sul viso. Mario, da giornalista a giornalista, la fai una domanda a Sallusti? Esatto. Io, il direttore Sallusti ha fatto il giornalista con la G maiuscola in questo libro, perché non è un jukebox di Palamara, cioè si vede la mano del giornalista di esperienza, si vede la mano del professionista, e quindi cioè, il successo non è soltanto legato al contenuto. E penso che non ci sia bisogno della mia opinione per dirlo, ma soprattutto per l'impostazione, per le domande anche scomode che in molte parti fa a Palamara. Io volevo chiedergli se c'è qualche cosa che è saltata nell'ultima stesura del libro, che si è riservato per una seconda puntata, oppure magari era un argomento delicato, non c'era una copertura documentale, dico, se c'è non qualche censura ma qualche cosa che è saltata. E poi una riflessione anche sul nostro mondo, direttore: abbiamo bisogno di un Palamara per poi scatenarci su giudizi sul degrado della magistratura? Perché non abbiamo avuto la capacità prima delle chat di Palamara di vedere, di scoprire, di analizzare, di raccontare cose che magari avevamo la possibilità di raccontare? Dunque, i temi sono tanti e tutti importanti. Facendo un passo indietro a un'osservazione che faceva il dottor Ayala, in realtà il dottor Palamara, a proposito del merito, no? fa un discorso molto semplice, ma secondo me non è detto che questo sistema promuova dei magistrati, una magistratura non all'altezza, dequalificata professionalmente. Il dottor Palamara dice un'altra cosa, che se tu non fai parte del sistema, cioè se non sei sponsorizzato dalle correnti, puoi chiamarti anche Calamandrei, che non diventi procuratore da nessuna parte. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non è vero, sarebbe stupido dire che tutti i procuratori eletti col metodo Palamara, cioè l'85% degli attuali procuratori o comunque presidenti di Cassazione, eccetera, eccetera, sono degli incapaci o dei serbi o delle cose, semplicemente che sono lì perché portati da quel metodo. Se non avessero accettato di entrare in quella spartizione, bravi, non so, no? Poi Palamara ammette che ci sono gli impresentabili che passano comunque dentro dei pacchetti di scambio tra impresentabili, che però insomma
questo lo dico per dire che sarebbe banale dire che abbiamo una classe di magistrati non preparati o non all'altezza. No, fanno parte di un sistema, e fare parte di un sistema è qualcosa che confligge comunque con l'autonomia, con l'indipendenza, no? Perché sì, io sono indipendente da chi? Da un partito, però sono dipendente da quel sistema, e qui gli esempi di Palamara si sprecano nel bene e nel male. Cioè anche magistrati che si ribellano, che poi si entrano in conflitto col sistema, vengono fatti fuori in 448 senza tante discussioni e con metodi anche molto, molto spicci. Venendo alla tua domanda, il dottor Palamara racconta una cosa che noi sapevamo, io e te sapevamo, per averci partecipato. Io ero un giovane cronista negli anni 90, per di più al Corriere della Sera, durante la stagione di Mani Pulite, e quindi so cosa è successo nel rapporto magistrati-giornalisti, ma il dottor Palamara proprio lo dice con chiarezza. La stampa, l'informazione è una parte attiva e importantissima del sistema. Lui dice: il sistema funziona se tu metti una persona capace a fare il procuratore della Repubblica, questo si affianca di due ufficiali di polizia giudiziaria altrettanto capaci, e questi due signori hanno ottime relazioni con due giornalisti di importanti testate. Allora ecco che si forma il sistema, e quel sistema è blindato ed è più potente, per fare un paradosso, dice Palamara, di un governo, di un Parlamento. Cioè noi giochiamo un ruolo essenziale all'interno del sistema. E ti do una piccola dimostrazione che questo libro, non per merito mio, certo non è un'opera letteraria, ha avuto un buon successo di vendite, come ha testimoniato anche il dottor Palamara, è primo in classifica da 3 settimane, ma non lo dico per mettermi una medaglia, lo dico perché evidentemente ha incontrato un'attenzione dell'opinione pubblica. Ci credi che due dei tre principali giornali italiani, La Repubblica e La Stampa, sono stati costretti a citare questo libro solo nel paginone delle classifiche settimanali, perché essendo il primo hanno dovuto dire che esiste, ma i loro lettori non sono informati, non dico tanto dell'esistenza del libro che uno può, ma del contenuto del libro. Perché questo? Perché quei giornali, nel bene e nel male, hanno fatto parte del sistema e sono parte del sistema. E quindi noi abbiamo voglia di chiedere pulizia all'interno della magistratura, ma non dico pulizia perché noi non è che abbiamo fatto, come dire, però insomma facciamoci delle domande e diamoci delle risposte. Se abbiamo scoperto il dottor Palamara alla fine della sua carriera e l'abbiamo lasciato indisturbato per 12 anni a fare quello che ha fatto, vuol dire che quantomeno eravamo distratti, quantomeno sì, non eravamo all'altezza della situazione, perché sì, sennò adesso sì, è facile sparare su Palamara. Vabbè, adesso lo sono capace anch'io, figurati. Faccio una domanda al dottor Ayala e poi prometto che vi libero. Prima della domanda, prego. Volevo sottolineare la prima parte dell'ultimo intervento di Sallusti, che mi trova totalmente d'accordo, quella sulla qualità dei magistrati, che sia pure attraverso il sistema, usiamo questo termine ormai, vengono designati a ricoprire ruoli importanti alla magistratura. Molti di questi sono magistrati all'altezza della situazione, questo va detto. E c'è di più, il corpo della magistratura italiana, che è composto da circa 9.000 persone, è un corpo sano sostanzialmente. Io ho avuto esperienze varie, la mia ultima esperienza era la Corte d'Appello dell'Aquila. Io sono arrivato lì, ho trovato dei colleghi e devo dire la verità, soprattutto le donne colleghe, che ormai in magistratura sono, perché sono più brave. I concorsi, che rimane sempre un concorso serio, questo va anche ricordato, l'accesso in magistratura avviene attraverso un concorso molto selettivo e molto serio, le donne sono più brave, e quindi più tempo passa più la percentuale di donne e magistrate aumenta. Saguto compresa o no, dottore Ayala? Ecco, non citiamo i casi patologici. Vabbè. Citiamo, no, scusate, Sallusti
siccome Sallusti giustamente lo, mi sembra anche opportunamente lo ha voluto sottolineare, io mi unisco a questo, cioè che ci sia una caduta di credibilità dalla magistratura è un dato di fatto sotto gli occhi di tutti ed è umanamente comprensibile, che però questo corpo rimane un corpo sostanzialmente sano, fatto da persone che la mattina si alzano, vanno a lavorare e si ispirano esclusivamente a criteri, diciamo, di giustizia. Poi naturalmente gli errori in qualunque attività umana, anche il grande chirurgo può sbagliare un'operazione, per carità di Dio, nessuno di noi è perfetto, quel concorso non ti garantisce di essere perfetto, ti garantisce di fare il magistrato. Però, sottolineiamo ancora una volta, bene ha fatto Sallusti a dirlo, il corpo sostanzialmente è sano. Questo va detto perché così spero che qualche cittadino ci rifletta e su questa grande sfiducia generalizzata, umanamente comprensibile come reazione, non ho dubbi su questo, però ci rifletta un attimo e pensi che invece la stragrande maggioranza dei magistrati italiani sono persone serie, che credono nel loro lavoro e molti si impegnano. Lo penso anch'io. In maniera particolare. Lo penso anch'io. E allora, prima di lasciarvi, domanda che faccio al dottor Ayala e so che mi risponderà. Lei ha archiviato l'esperienza da pubblico ministero, ha lavorato nel pool antimafia, l'ha raccontato nel libro. E mi permette di dire che il primo libro è molto più bello del secondo, me ne voglia. Però no, il secondo era il primo amore non si scorda mai. La domanda che poi, archiviata l'esperienza in magistratura, ha fatto il parlamentare. Oh, e quindi. Cioè, il sistema e la casta, lei li ha frequentati tutti e due, il sistema un po' meno da quello che ci ha raccontato. Chi è peggio, l'uno o l'altro? Bella gara. Ah, bella gara. Bella gara. No, no, nel senso che lei senza volerla ha usato una parola che io spesso sottolineo, perché molti mi dicono tu hai fatto politica, io rispondo no, io ho fatto il parlamentare. Che è diverso. Ho portato quella che poteva essere. Che partito era lei? Il Partito Liberale? Sono stato eletto nel 92, la prima volta il Partito Repubblicano. Ah, Repubblicano. Perché io ero un grande fautore di Ugo La Malfa. Ugo La Malfa, come? E avevo votato sempre Repubblicano. E se si può dire, anche Giovanni Falcone votava Repubblicano. Paolo Borsellino, notoriamente, se non c'era la fiamma. Non c'è. E Paolo Borsellino nel 92... Lo racconto perché mi piace, quando parliamo di loro, io che li ho conosciuti bene e ho apprezzato tante cose di loro, ma tra queste forse il senso dell'umorismo era quello che ricade, anche nei momenti difficili, c'era questa valvola di sicurezza dell'umorismo. Io andai a trovare Borsellino dopo che fui eletto per salutarlo, perché lui si era esposto. Credo sia un caso unico nella storia politica italiana, cioè Borsellino e Falcone parteciparono a una iniziativa elettorale durante la campagna elettorale in mio favore. Ora, che lo facesse Falcone, che era fuori ruolo, direttore generale del ministero e tra l'altro era repubblicano come me, ma che lo venisse Borsellino, che era il numero due della Procura della Repubblica di Palermo ed era notoriamente di simpatie, diciamo, la fiamma tricolore, fu un gesto di amicizia che, insomma, è inutile cercare l'aggettivo. Allora io mi sentii in dovere, dopo essere stato detto, di andarlo a salutare. E lui mi disse, io sto male, caro Giuseppe. Dico, che hai, Paolo? Da domenica mattina, perché è incredibile, ma ti ho votato, ho tradito la fiamma. Questo era Paolo Borsellino, Che bello, starei qui ore intere ad ascoltarlo. Dottore Sallusti, domanda che faccio per lei, a lei e anche a Mario Barresi, poi Ayala se vuole rispondere. Prego. Ma secondo lei ha fatto più danni il sistema o tutti quelli che si sono messi la casacca dell'antimafia? Sai, lì generalizzare è un po' pericoloso. Sì. Io credo che l'antimafia... I professionisti dell'antimafia fanno, ovviamente in altri ambiti, non vorrei essere equivocato, fanno più danni della mafia, nel senso che se poi tutto è mafia, nulla è mafia. Però sai, lì è molto è difficile entrare poi nelle teste, però insomma... Sì, insomma, ci siamo capiti, fermiamoci qui, ma meglio. Va bene, Mario! Io sì, per me è un argomento sensibilissimo, quindi rischiamo di sforare di 80 minuti. Aggiungo una nuova figura, vi sottopongo una nuova figura, gli influencer dell'antimafia adesso. Ah, ecco. Che sono adesso... Bravo, bravissimo.
trasversale alle nostre professioni. Basta un post ben scritto su Facebook e siamo tutti influencer dell'antimafia. Allora, grazie dottore Sallusti, io grazie ho voluto mantenere la promessa di incontrare Ayale con lei, anche con Mario Berresi, certo. Se siete giornalisti straordinari, me lo dà un aggettivo per definire il dottor Ayala, dottore Sallusti, lei no, che l'ha conosciuto? Salute. No, sentiamo, no aspetta, lo lasci rispondere. Stia attento all'aggettivo che scegli. Un aggettivo, secondo lei, come possiamo definire Ayala, dottore Sallusti? Un uomo. Sallusti, è il più bel complimento che lei mi potesse fare, gliene sono grato. Ah, bella questa. Mario, tu che dici? Intramontabile. Io avrei risposto immarciscibile. Vabbè, ci siamo trovati allora. Dottore Sallusti, Dio la benedica, pronta a ritorno alla vita di tutti i giorni, con la speranza che torni negativo quanto prima possibile, che lei si rende conto che ci hanno tolto Massimo, le parole più belle. Non possiamo dire più che siamo positivi e chiamiamo i colori, ci manca solo, ci hanno tolto tutto. Mario, che volevi dire? No, una battuta per stemperare tutto, cioè, parlavo poco fa della lettura matta e disperatissima del libro di Sallusti, io sì. L'ho comprato, la cosa bella è che l'indomani mattina alle 7:30 mi è arrivato il PDF taroccato che ovviamente ho gettato. Indovinate chi me l'ha mandato? Un magistrato. Sallusti, tanti auguri anche da parte mia di una guarigione pronta. Grazie dottore, ma si figuri. Io prometto al termine di questa diretta che giro il numero del dottor Ayala al dottore Sallusti, chissà che magari non piacere. Non è un piacere reciproco. Libreria a comprare un altro libro. Grazie dottor Sallusti, grazie a Mario Berresi, grazie di cuore, grazie. Dottor Ayala, prima di chiudere, prego. Cosa le manca di più del periodo che ha vissuto in magistratura? Mi manca quel periodo. Quel periodo. Io quando sono entrato in magistratura ho scelto soltanto quel mestiere perché lo amavo. È stata una scelta anche travagliata perché prima, siccome ero molto stimato dal professor Bellavista, che era l'ordinario di procedura penale a Palermo, che era un grandissimo avvocato, frequentai per qualche tempo il suo studio, però poi l'amore per la magistratura vinse e ho fatto il concorso nascosto a lui perché temevo che lo interpretasse come un tradimento, invece l'ho vinto subito, ma non pensavo mai che quell'esperienza lavorativa sarebbe stata quella. Io non sapevo manco che Falcone esistesse, che Borsellino esistesse. Ho cominciato facendo il pretore a Mussomeli e percorrevo la mia carriera. Poi quei 10 anni, non so neanche spiegarlo bene, è stata una esaltazione di quella scelta. Io poi dico sempre che in particolare Falcone, perché con Falcone avevamo un rapporto personale particolarmente forte, è un uomo che mi ha cambiato la vita 2 volte, quando l'ho incontrato e quando mi ha lasciato. Sì. Me l'ha cambiata 2 volte. C'è una cosa che raccontavo al dottor Ayala che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere tanti anni fa, perché casualmente l'ha fatto 16 anni, quindi continua a diventare un po' più grandetta. E questo libro io lo comprai e allora lo invitai ad una delle puntate che feci, eccolo qua. Chi ha paura muore ogni giorno. Ed è un libro, non so quanto ve ne possa fregare, che io tengo costantemente nel mio comodino, perché tutte le mattine, appena sveglio dopo il segno della croce, butto l'occhio al comodino e mi compare questa frase qua. Questa frase qui, per quanto mi riguarda, è una frase che mi ha segnato fortemente, perché il libro l'ho divorato poco meno di... credo in 3-4 ore l'ho divorato, perché è una storia... Cioè, è la storia vera del pool antimafia di Falcone e Borsellino. Dottor Ayala, le faccio l'augurio, le faccio sempre quando ci incontriamo. Io la ringrazio. Dio la benedica. Oh, grazie. Sempre un piacere vederla. Poi in questo periodo la benedizione è ancora più importante. E veramente chiudiamo questo angolo e poi andiamo avanti con la diretta. Io faccio un festival che si chiama Scruscio, lo tenevo a Cinisi, si ricorda? Come no? Il dottor Ayala aveva avuto un incidente purtroppo, insomma non era stato bene, avevamo bisogno di una toilette, lo accompagno in una toilette in un bar perché dove eravamo non c'era, e lì ci fu questo incontro
inaspettato con Procopio Di Maggio, che se lo ricorda. Come no? Come no? Il Procopio Di Maggio si aprì la porta del bagno, uscì il dottor Ayala, che da seduto è alto, figuratevi, in piedi, con questo omino basso con due bastoni, molto anziano, e Di Maggio divide Ayala e ci si è lecca che ci fa. Rimase malissimo. Che mi ero occupato di lui. Per ovvi motivi. Per ovvi motivi. Per ovvi motivi. Per sì. Ovvi motivi. Grazie al dottor Ayala, noi andiamo avanti con la nostra diretta. Grazie, grazie dottor Ayala. Grazie, grazie di niente, buongiorno a tutti. Questo è il libro, la copertina di Alessandro Sallusti, Luca Palamara, Il Sistema. Buon pomeriggio a Davide Faraone, senatore di Italia Viva. Buon pomeriggio Davide, benvenuto in diretta e grazie per essere con noi. Ciao Massimo, ciao. Buongiorno a tutti voi. Ce l'abbiamo fatta Davide. A collegarci. Sì, l'ultima volta che abbiamo provato eravamo in Senato e c'era stata una rissa proprio che aveva sospeso. Esatto, esattamente. Una rissa fra senatori, per cui ce lo ricordiamo, ce lo ricordiamo. Buon pomeriggio all'onorevole Nino Minardo, parlamentare della Lega. Nino, buon pomeriggio, benvenuto in diretta. Buon pomeriggio, ciao Massimo. Ma sei in paradiso. Buon pomeriggio con a Davide. Questo sfondo bianco, dove ciao, sei? Col bianco. Sono in Sicilia, quindi sono in paradiso. Ah, eccola, hai visto? Io speravo che lo dicessi. Buon pomeriggio a Nino Amadore, giornalista del Sole 24 Ore. Ciao Nino, buon pomeriggio. Ciao a tutti. Ciao, grazie ciao. Per essere con noi. E buon pomeriggio anche al mio direttore, il direttore di Blog Sicilia, Maglio Viola. Buon pomeriggio Maglio, bentornato in diretta, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio Massimo, buon pomeriggio a Davide Faraone e a Nino Minardo. Allora, se la regia mi dà una mano, vorrei partire da un articolo di Io Resto al Sud, con il quale Blog Sicilia ha iniziato a collaborare, sito che vi consigliamo per essere aggiornati su tutta una serie di cose. Davide e Nino, Davide al Senato, Minardo al Parlamento, Italia Viva e appunto Lega, e stanno facendo il governo insieme a Mario Draghi e nessuno ci avrebbe mai creduto. Però è così, adesso argomenteremo anche di questo. Ci sono tanti soldi che arriveranno dall'Europa, sì, uno dei motivi per cui Matteo Renzi ha tolto la spina al governo era anche per dialogare su questo. I numeri del recovery plan, la sfida si gioca sui nuovi investimenti, l'articolo a firma di Biagio Semini lo trovate su Resto al Sud. Davide, è così? La sfida si gioca sui nuovi investimenti, partiamo da te. Ma intanto voglio fare i complimenti a Maglio Viola, che non vedo da un pezzo e vedo enormemente dimagrito, elegantissimo, ma veramente un'altra l'abbiamo persona. Messo a tiro, l'abbiamo messo a tiro, sai. Sì, beh, 23 kg meno. 23 kg meno, vabbè. Se fa concorrenza ad Amadeus può fare il festival. Ma anche quello, in Italia, dopo aver visto Italia Viva governare con la Lega, possiamo vedere anche Maglio Viola condurre Sanremo insieme a Fiorello. Può essere, può succedere. Può succedere. Allora, può tolti succedere. Convenevoli, allora, da dove si parte? Rivediamo, Emanuele, quell'articolo. Davide. Ma si parte dal fatto, tu eri meravigliato del governo Italia Viva Lega, io sono invece contento che si sia messo su un governo con Draghi Premier e con tutte le forze politiche di buona volontà che lo sostengono, in un momento, diciamo, parecchio delicato per il nostro paese. Noi ragioniamo sempre dei 209 miliardi disponibili che ci ha messo l'Europa per poter ripartire rispetto alla situazione economica post-pandemica, anzi durante ancora la pandemia purtroppo. Ma se sommiamo a quelle risorse 120 miliardi di risorse per le opere pubbliche bloccate dalla burocrazia, i 160 miliardi che gli italiani hanno risparmiato in questi mesi pandemici e che dobbiamo stimolare invece a investire, se sommiamo pure le risorse comunitarie, ci rendiamo conto che abbiamo una situazione drammatica, ma abbiamo anche tante risorse economiche che possono rappresentare un'opportunità per tirarsi fuori dalla crisi, ma soprattutto per rilanciare il paese. Naturalmente per fare tutto questo ci vuole un paese unito, forze politiche che remino tutte nella stessa direzione, e Italia Viva c'è,
stata protagonista di un cambio di governo perché abbiamo reputato che il governo prima di questo non fosse all'altezza di gestire questa fase così complessa. E naturalmente abbiamo da gestire tre scadenze drammatiche per il nostro paese, anche lì serve unità, e cioè la scadenza del 1º marzo, che sono l'arrivo delle cartelle fiscali agli imprenditori, la scadenza del 1º aprile, che è lo sblocco del blocco, scusate, il gioco di parole dei licenziamenti. Anche lì serviranno ammortizzatori sociali, una riforma, e servirà soprattutto, serviranno le politiche attive per il lavoro. E poi c'è la scadenza del 1º luglio, che è quella dei finanziamenti agli imprenditori che noi abbiamo stoppato con una moratoria. Di fronte a sfide così grandi, tremano i polsi, ma ci vuole buona volontà e determinazione per superarle insieme. Allora, chiedo a Maglio e a Nino Amadore di preparare la prima domanda. Vi chiedo oggi di essere veramente veloci con le domande, sicché noi si possa argomentare su più fronti. Sentiamo invece Nino Minardo se ha una riflessione rispetto a quella che abbiamo lanciato, e poi andiamo alle domande. Sì, grazie. Ma indubbiamente ci troviamo in un momento storico tale per cui la nascita di questo governo nazionale era una cosa inevitabile e necessaria. E va da sé che si tratta di un evento straordinario e fine a se stesso, che durerà il tempo necessario di, ripeto, accompagnare il paese fuori da questa enorme crisi dettata dalla pandemia, sia dal punto di vista sanitario che economico. E la cosa fondamentale è quella di ritrovarsi in questo lasso di tempo utile a tirar fuori il paese sulle cose da fare. Perché poi è fondamentale avere le idee chiare, è fondamentale saper utilizzare al meglio i fondi di cui parlava il capogruppo Faraone, a partire dal recovery a tutto ciò di cui si è appena discusso. Ed è un momento di svolta, è una grandissima opportunità anche per la nostra regione, io lo dico da siciliano, da parlamentare che rappresenta questo territorio. Perché ritengo che nella disgrazia generale questo sia un momento di svolta e un'opportunità unica per la Sicilia. Prima di tutto, a mio avviso, occorre intervenire affinché i settori più colpiti da questa crisi sanitaria ed economica trovino la forza per ripartire. E solo dopo cominciare a pensare, ad investire tutto ciò che è necessario per avere con una visione chiara di quella che è la Sicilia del futuro, quindi dalle infrastrutture all'agricoltura, alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale fino al turismo. Io qualche giorno fa ho lanciato l'idea di mettere su gli stati generali del turismo. Abbiamo perso la voce. Eccoti, sei tornato. Ci Ritorna, prego, siamo. ricomincio. Gli stati generali del Sì. turismo, dico che sono una di quelle cose che ho messo dentro a quel famoso dossier Sicilia che ho consegnato a Matteo Salvini ancor prima che si concludessero le consultazioni col nuovo premier incaricato. Quindi dobbiamo affrontare le emergenze e pensare alla visione che abbiamo per il nostro paese e per la nostra regione, per quanto mi riguarda. Allora, da questo momento vi chiedo di essere quanto più repentini possibili tra domande e risposte, sicché si possa permettere di argomentare quanto più possibile. Partiamo da Nino Amadore, per carineria, il nostro ospite. Nino, prego. No, la domanda che viene immediata è: abbiamo novità sul fronte sottosegretari a Davide Faraone, ovviamente, visto che si parla anche di lui come sottosegretario. E poi lui parlava di scadenze, c'è una scadenza che è andata e che riguarda Termini Imerese. Ho qui il ritaglio del giornale sulla rabbia degli operai di Termini Imerese. La crisi ha di fatto bloccato l'iniziativa che c'era su Termini Imerese. Non so, se ne parla, si discute, state intervenendo. Davide, allora, sottosegretario sì o no? Termini Imerese, prego. No, farò il presidente del gruppo anche dopo questa infornata dei nomi dei sottosegretari, che spero si faccia il più presto possibile, visto che c'è bisogno di un governo subito operativo.
Su Termini Imerese è vero, purtroppo dalla crisi in avanti, dopo gli arresti che ci sono stati, la vicenda giudiziaria che ha riguardato quell'azienda che in teoria doveva realizzare in quell'area una produzione dell'automobili ibride, dopo quegli arresti purtroppo si è bloccato tutto. Dobbiamo ripartire, ci sono operai che ancora prendono la cassa integrazione, quindi vuol dire che vivono di assistenzialismo, essendo essi stessi che coloro che si ribellano a questa situazione perché dovrebbero lavorare. E io credo che quello debba essere un settore su cui intervenire in fretta, ed è uno dei motivi anche che ho contestato la guida Arcuri. Arcuri, che guida Invitalia, che è stato colui che ha gestito quella fase che purtroppo è andata a buon fine, non può seguire contestualmente tutto quello che segue e farlo bene, perché poi, come vedete, Termini Imerese poi va in un cono d'ombra e non ce lo possiamo permettere. Maglio Viola, prego. Beh, io entro a gamba tesa, perché giustamente Nino introduceva la vicenda sottosegretari, ma a prescindere sottosegretario sì o no di Davide Faraone, la Lega penso che dalla Sicilia non porterà sottosegretari. La vera domanda la rivolgo a entrambi, sia a Faraone sia a Minardo: ma chi deve rappresentarla questa Sicilia in questo governo, a prescindere dai posti nel governo? La deputazione, ho scritto un fondo qualche giorno fa nella quale dicevo che questa deputazione non si è distinta, non si è contraddistinta per forza nei confronti del governo. Chi deve rappresentare la Sicilia? Saremo all'altezza delle sfide? Parla parte Minardo. Allora, io non considero un problema il fatto che non ci siano ministri siciliani. Questo sinceramente è una cosa che mi lascia, diciamo, indifferente, perché sono convinto, perlomeno parlo per la delegazione dei ministri del mio partito, che avremo come territorio la massima attenzione e saranno ovviamente le iniziative e i fatti a dimostrarlo. L'auspicio ovviamente è quello che tra i sottosegretari ci sia una buona rappresentanza di siciliani, e soprattutto l'auspicio è che siano tra quei sottosegretari in quei ministeri utili a questo territorio e all'economia di questo territorio. Per il resto, sono sereno e convintissimo che ognuno di noi nel nostro ruolo farà come dire, da portavoce rispetto alle istanze di questo territorio, e farà in modo di avvicinare coloro che stanno al governo ai problemi della Sicilia. Davide, prego. Ma io credo che per occuparsi la Sicilia non serva per forza occupare una poltrona. Nelle passate settimane una notizia è proprio l'altro ieri, e cioè quella della fiscalità di vantaggio ottenuta per la Sicilia dopo anni. Ci siamo battuti come pazzi affinché questo potesse accadere, e cioè gli imprenditori pagheranno il 30% di tasse in meno sulle assunzioni e sul lavoro in genere, tanto sulle nuove assunzioni, ma anche sugli operai o i lavoratori in genere che sono assunti dalle aziende. E io questa la reputo una grande vittoria, perché vuol dire aver creato le condizioni per investimenti e agevolazioni per tutti coloro che decideranno di impiantare un'impresa in Sicilia. Abbiamo fatto un'ottima azione per quel che riguarda il taglio delle tariffe aeree. Purtroppo il Covid non ci sta facendo godere di un provvedimento fatto passare grazie a un emendamento proprio di Italia Viva, che prevede un taglio drastico dei costi delle tariffe aeree, ma quando si tornerà alla normalità, tutto questo emergerà. E poi c'è la questione che riguarda alcune infrastrutture importanti. Io ricordo che feci una marcia per protestare proprio a piedi da Ragusa a Catania, dalla terra di Nino fino a Catania, perché quell'autostrada non si realizzava. Finalmente abbiamo ottenuto anche questa importante infrastruttura. Quindi qualche successo passo passo stiamo ottenendo, e vi assicuro che chi ci lavora, e io ci ho lavorato tanto, lo sa quanto sia faticoso. Spero che queste cose emergano anche in Sicilia, nella mia terra, e spero che ne riusciremo a fare delle altre, perché credo che abbiamo parecchi passi da recuperare rispetto a tante altre regioni d'Italia. Andiamo da Nino Madore. Nino, prego. La domanda vale per tutti e due, ovviamente. Qualche commentatore ha sottolineato che nel discorso di Draghi
I riferimenti al Mezzogiorno sono stati veramente pochini, non si è capito se semplicemente per distrazione o se per altro. E io in questi giorni ho proprio letto la relazione di fine mandato di Provenzano, in cui insomma ci sono un po' di cose che vanno accelerate. Allora la domanda che mi faccio è come si intende un po', diciamo, stare dietro, spingere questo governo a fare quello che è necessario fare. Poi se questo recovery plan, così come era stato congegnato da Conte, vi soddisfa, se secondo voi va bene o se c'è da fare ancora qualcosa. Per esempio, l'alta velocità mi pare che non sia considerata una infrastruttura adeguata per le nostre esigenze. Davide, prego, e poi Nino Minardo. No, il recovery plan scritto al governo precedente era un testo, quello lì, che non ci convinceva per nulla, tant'è vero che abbiamo aperto una crisi su quel tema. Non ci convinceva quello che c'era scritto, come era stato scritto, non ci convinceva neanche che tipo di regia si immaginava per poter gestire quelle risorse e poterle programmare. Abbiamo fatto un grandissimo salto di qualità con i ministri che sono stati nominati col governo Draghi e con Draghi stesso. Cingolani, Colao, Giovannini sono tre garanzie su un uso saggio di quelle risorse. L'alta velocità era prevista, ma manca l'opera strategica, anche secondo me, che è il ponte sullo stretto, su cui insiste. Naturalmente non potrà stare dentro il recovery plan perché è un'opera che dovrebbe essere realizzata entro il 2026, questo è il vincolo delle risorse comunitarie e quindi non ce la faremmo mai, però è chiaro che possiamo prendere risorse che in questo momento sono risorse previste nel bilancio dello Stato e destinarle a alcune infrastrutture che possono realizzarsi oltre quella data, tra cui il ponte, e liberare altre risorse invece dal recovery plan. Anche quel vincolo. Il ponte, e chiudo veramente soltanto il tema dell'attraversamento, io lo voglio dire, il ponte è strategico perché cambia i traffici di tutta l'Europa, cambia la Sicilia, diventa l'alternativa vera a Rotterdam e diventa una piattaforma in cui poi si sviluppa economia indotta da quel ponte. Chi continua a dire il ponte, perché le altre infrastrutture? No, dice una grande fesseria. Se fai il ponte e fai una grande infrastruttura, sarai costretto ad adeguare tutte le altre infrastrutture a quella infrastruttura principale e poi i nostri porti cominceranno a funzionare sul serio, dal porto di Augusta, al porto di Catania, porto di Palermo, Termini Imerese, porto Empedocle. Cioè, cambierebbe se con l'economia della nostra isola, e quella sarebbe un'opera strategica Io non su mi cui sto divertendo, insisteremo. però, ragazzi, ve lo devo dire, non mi diverto perché io vedo annuire Minardo. Parla Faraone e Minardo annuisce. Ragazzi, finì un mondo, finì un E mondo. Nino. vice magari. Però sul ponte sono sempre stati d'accordo, Sul diciamo che sul ponte, ponte sono sì. stati Ah, d'accordo. beh, Sul ponte allora siamo siamo d'accordo. assolutamente d'accordo, anche perché quando parliamo di sviluppo della nostra regione non si può non partire dal ponte sullo stretto, e condivido tutto ciò che ha detto Davide. Aggiungo solo una cosa, giusto per non ripetere ciò che lui ha già detto. Il ponte diventa un'opportunità già nella fase della sua realizzazione per le centinaia di posti di lavoro che potrà dare. Ed è veramente un'assurdità che nel 2021 stiamo qua ancora a parlarne, perché una regione così grande, così importante come la Sicilia, diciamo che questa opera dovrebbe averla da qualche decennio. Per cui io sono veramente, spero e sono fiducioso che questa esperienza di governo allargata veda finalmente realizzare quest'opera in Sicilia, dalla quale partirà il vero collegamento al resto Sì, d'Europa e posso, del mondo. Sì.
Scusa, no, volevo fare un riferimento. Prego, sì. vai, finisci. No, un riferimento solo alla domanda rispetto al discorso del Premier Draghi in Parlamento. Io devo dire che, al di là di quante volte lui abbia pronunciato o meno la parola a mezzogiorno, credo che abbia utilizzato però diverse volte la parola rispetto alla necessità di ridurre la pressione fiscale. E mi ricollego anche a quanto ha detto poco fa Davide rispetto alle scadenze immediate del 1 marzo, cioè noi oggi dobbiamo fare un lavoro attraverso l'azione di governo che sia teso a creare a ristabilire un rapporto di fiducia tra il cittadino che è seriamente provato da questa esperienza della pandemia e lo Stato, e tutti questi segnali sono segnali che fanno bene all'economia e a farla ripartire, ma creano e ricreano, diciamo, un rapporto di fiducia fra lo Stato e il cittadino, che è la cosa fondamentale. Scusate, sapete bene che, insomma, mi conoscete già, lo dico sempre anche a fianco il mio direttore, io faccio il parcheggiatore abusivo in casa di Nutella, però faccio una riflessione che gira a tutti quanti voi, che siete certamente molto più preparati di me. Arriveranno tutti questi soldi, l'Italia è ingolfata dalla burocrazia, lo sappiamo, non prendiamoci in giro, però l'Italia ha il cosiddetto modello ponte, il famoso ponte Morandi di Genova, che è stato fatto in poco meno di niente, senza iter burocratici e con una velocità quasi, cinese. No, lasciatemi passare questo termine, anche se in periodo di Covid non conviene. La domanda è, caro Davide Faraone e caro Nino Minardo, riuscirete a liberare l'Italia dal catenaccio della burocrazia? Perché poi quello è, parliamoci chiaro, i soldi arriveranno, però poi carte, contro questo, contro quello. Faraone. Ma infatti è quello il tema, Massimo, stai toccando la vera questione. E il recovery plan funziona non soltanto se programma bene le risorse, 209 miliardi, ma se prevede anche riforme strutturali per azzerare la burocrazia. Io ho inizio trasmissione, vi ho detto, di 120 miliardi che non ci deve dare l'Europa. Noi li abbiamo già in cassa per realizzare opere pubbliche e non partono i cantieri per la burocrazia. Abbiamo fatto un provvedimento semplificazione qualche tempo fa in Senato e abbiamo visto che però poi il ministro De Michele allora non riuscì neanche a nominare 50 commissari per proporre e per promuovere il modello Genova su quei 50 cantieri. Io credo che quei 50 cantieri non debbano rappresentare eccezione, ma quella sburocratizzazione debba riguardare lo sblocca cantieri in genere, che non debba essere una norma straordinaria ma ordinaria. Su questo dobbiamo lavorare. Sulla giustizia amministrativa è un altro dei temi per cui molti non investono in questo paese, non funziona, è lenta e consente di avere certezze sugli investimenti. Se ci sono Draghi e quei ministri che alla guida del paese, è proprio perché devono mettere in campo queste azioni e queste misure, e noi le sosterremo tutte a pieno. Bene, allora chiedo al mio direttore di preparare una domanda, però intanto volevo farvi vedere una cosa. Io sono un amante dei dolci e soprattutto della cioccolata e sono un fan dei Baci Perugina. Ora, signori, voi non ci crederete mai, io ho trovato questo dentro i Baci Perugina. Non voglio il MES perché il mio MES sei tu. Davide Faraone, questo è un bigliettino che ho trovato dentro i Baci Perugina. Davide, io spero ti abbiano riconosciuto le royalty della SIAE di questa roba qua. Che dici? Già appena hai detto Baci Perugina avevo capito dove dovessi andare a parare. Sì, ma lì naturalmente è molto... Il mio messo sei tu non è male però, eh? E io ci ho riso parecchio, però alla fine sintetizza un mio pensiero effettivamente espresso in Senato ribadisco. Noi da quando è stato nominato Draghi Presidente del Consiglio abbiamo avuto un taglio, un abbattimento di 20 punti di spread. Stanley Morgan, che è un importante istituto, fa una valutazione che questo abbattimento potrà arrivare fino a 55 di spread nel secondo semestre di quest'anno. Quindi vuol dire avere tagliato enormemente i tassi di interesse in questo paese e averlo reso competitivo per attrarre capitali e risorse. Questo ci mette nelle condizioni di poter anche
evitare di prendere il MES che aveva condizioni di vantaggio fino a che tempo fa, proprio perché invece lo spread era più alto, era 20 punti su e con proiezioni sempre abbastanza alte. Oggi non lo è più, è matematica. Per cui, se riusciamo a tenere questo tasso di credibilità grazie a questo governo, possiamo anche fare a meno di quello strumento. Allora, tra un po' andremo a casa di Totò Cuffaro, ma tra qualche secondo, una domanda a Manlio Viola, prego. Sì, siccome qua siamo tutti d'accordo, allora faccio un po' io l'avvocato del diavolo e devo riprovocarvi un attimo. Tutte rose e fiori, adesso arrivano i soldi, dobbiamo spenderli bene, però questi soldi che arrivano, poi a un certo punto dovremo anche riportare il rapporto fra il deficit e il prodotto interno lordo al 3%. Secondo quello che è l'accordo, almeno la bozza di accordo, dovremmo farlo entro il 2023. Dove li andiamo a prendere questi soldi? Voi dicevate, Minardo in particolare, ridurre la pressione fiscale. A me sembra che da qui a qualche tempo la pressione fiscale tornerà ad aumentare in maniera pesante. Scusate, correggetemi se sbaglio. Parte Minardo. Io mi attengo a quelle che sono state le parole del Premier Draghi e quindi c'è tutta l'intenzione da parte del Premier e da parte della parte politica che rappresento di lavorare in direzione opposta rispetto a quella che dice il direttore, cioè di ridurre la pressione fiscale, anche perché in un momento come questo, a meno che io non mi sia accorto che i cittadini abbiano fatto una lotteria o un superenalotto, non ci siano le condizioni No, per le condizioni non pensare ci ad un sono aumento certamente. della pressione fiscale, perché il rapporto tra cittadino, impresa e Stato di cui ho parlato pochi minuti fa, altrimenti va a farsi benedire. Quindi non c'è soluzione alternativa a quella di lavorare per ridurre la pressione fiscale se vogliamo che questo paese riparta e riparta bene. Faraone, tu voterai se insomma, adesso ti arriva sulla scrivania di votare la cosiddetta pace fiscale proposta dalla Lega per azzerare tutto. Tu che fai? Sì o no? Ma che bisogna intervenire sul fisco e bisogna evitare di lasciare soli gli imprenditori il 1º marzo quando arriveranno tutte le cartelle rinviate, questo ne sono certo. Trovare una soluzione va trovata, vediamo se tagliare, vediamo anche se rinviare. Sicuramente non bisogna mantenere una situazione di isolamento e di abbandono degli imprenditori. Poi ricordo a Manlio che il tema del rapporto deficit-PIL è un tema che riguarda anche il PIL. Se noi facciamo crescere il PIL, noi siamo nelle condizioni di riuscire ad incidere positivamente. Però Quindi per 8 punti in due crescere, anni non ce la possiamo fare mai. però io ti ho fatto un po' di conti su quanti investimenti abbiamo e quante risorse ci sono a disposizione. 8 punti in 2 anni non ce la possiamo fare. Possiamo benissimo però governare con l'Europa la fase di rientro alla normalità. Non è detto che gli aiuti di Stato debbano scadere quando in questo momento è previsto che scadano. Non è detto che il patto di stabilità debba essere reintrodotto immediatamente. Vanno fatte una serie di azioni anche di concerto con l'Europa che ci consentano di uscire da situazioni di difficoltà. Amadore, ultima domanda. Vai Nino e poi andiamo dal presidente Cuffaro. No, la domanda vorrei un po' spostare l'ambito, così, è una riflessione che facevo a proposito più di Italia Viva. Ho visto, diciamo così, leggendo un po' questo spostamento dell'asse verso il centro, sempre verso il centro del partito, mi pare di aver letto anche di ammiccamenti e di insomma, possibili alleanze con l'UDC, che poi è insomma partito che preside il centro storicamente. Come vi immaginate, diciamo, qual è la vostra scommessa? Io, insomma, è una mia curiosità e credo che sia la curiosità di tanti, anche rispetto a quello che si prepara in Sicilia, le prossime regionali, le strategie. Ora si discute di questo nuovo assessore, addirittura, insomma, che mi dici, Davide? Davide e poi Minardo, prego. Ma io sinceramente di quello che accadrà in Sicilia in questo momento non credo sia neanche il caso di parlarne perché è ancora prematuro comprendere quello che accadrà alle prossime elezioni regionali. Sicuramente cambieranno tante cose. Io credo che il governo Draghi abbia ricollocato a sostegno di quel governo le forze del buonsenso. Non era facile.
decidere di sostenere quel governo. È molto più semplice stare all'opposizione a dire che schifo, che vergogna. È stato più complesso fare questo. E io credo che attorno a questo governo bisogna ragionare anche per costruire equilibri del futuro. Ci sono tante forze politiche che sono state forzosamente in coalizioni diverse, che se portate a ragionare su temi concreti invece la pensano allo stesso modo. Io non voterei mai ad esempio una patrimoniale, e normalmente nella vulgata io sarei vicino all'EU, ma mi sento molto ad esempio più vicino a esponenti che stanno in questo momento nella coalizione di centrodestra rispetto a quelle che sono le forze politiche che in teoria vengono considerate tradizionalmente vicine a me. Per cui io credo che in questa legislatura, in questi due anni, si possano costruire nuove condizioni per poter governare il paese. Minardo, poi anche andiamo da Minardo e poi andiamo da Cuffaro, vi chiedo di rimanere con me. Minardo, prego. No, intanto mi viene una battuta, ascoltando Davide mi pare che non è proprio a suo agio a sinistra, e questo a me rincuora. Detto ciò, eccolo, vedi, finalmente abbiamo acceso un po' di... Noi siamo nella nostra metà campo, che è quella del centrodestra, come partito che peraltro traina questa coalizione. In Sicilia siamo una forza che è arrivata, diciamo, da poco, o comunque la più giovane tra quelle del centrodestra. Stiamo lavorando, stiamo radicando parecchio il nostro partito sul territorio, che, ripeto, il nostro è un partito che, al di là della collocazione politica che è chiara a tutti, nasce come una forza politica del territorio e vive sui territori. Quindi noi anche in Sicilia stiamo facendo questo. Stanno trovando casa nella Lega tantissime risorse, forze, gruppi dirigenti che provengono dall'area politica moderata, che da sempre è maggioranza relativa in Sicilia, e su questo stiamo lavorando a rafforzare la nostra coalizione nella speranza di migliorare quella che è la proposta politica in vista dei nuovi appuntamenti. Che ben vengano allargamenti, ripeto, tra quelle forze politiche che si ritroveranno in un progetto politico insieme a noi per questa terra. Allora, vi chiedo di rimanere con me ancora veramente un minuto, perché mi voglio collegare con il presidente Totò Cuffaro. Totò Cuffaro, buon pomeriggio, grazie per il tempo che ci sta dedicando, grazie per essere con noi in diretta. Benvenuto, presidente. Buonasera, innanzitutto ringrazio io tutti i siciliani presenti e teleascoltatori e spettatori. Sono contenta di rivederla da passato, Minutella. Ah, no, no, presidente, mi scusi, quale passato, presidente? Che passato è? Il futuro, il presente. Sicuramente non è passato di pomodoro, l'ha detto passato remoto, collegamento, No, presidente, non è... Allora, il passato non c'entra, siamo collegati dal remoto e si vede perché il collegamento è un po' ballerino. Presidente, dove si trova oggi? Da dove è collegato oggi, presidente? Minutella, lei lo sa, io vado e vengo sempre dall'Africa, sono in Africa per adesso, sono in campagna. Ah, presidente, bellissimo, in campagna finalmente si torna alla madre terra. Cosa sta coltivando, presidente? Ma quale coltivando? Ma l'ingiano tu ne posso coltivare, lei non capisce niente, deve essere un po' comunista. Io sono in Africa, sono in campagna elettorale. Ah, ecco, il presidente Cuffaro. Io mi devo candidare. Ecco, il sono presidente Cuffaro. Esatto. Regione Africa, caro Minutella. Ah, quindi lei è candidato al presidente della Regione Africa. Dico, presidente, guardi, è notoriamente saputo da tutti che l'Africa è un continente, cioè non c'entra niente. Ma in continente ci sarà lei, Minutella, ecco, sono perfetto. Problemi suoi. Ecco, perfetto. Io presidente, qual è? Voglio fare il presidente della Regione Africa, perché voglio fare diventare ricca tutta l'Africa, così gli immigrati non hanno più motivo di andare verso la Sicilia e risolviamo il problema dell'immigrazione. Esatto, questo così è già il primo impegno che sto prendendo. Così facciamo contenti anche gli amici della Lega. Ecco, poi presidente? E poi, visto che la Sicilia senza la mia presenza sta diventando sempre più povera, che succederà? L'Africa diventerà ricca perché sarò presidente io. Sì. E i siciliani possono andare verso l'Africa, perché l'Africa diventerà ricca, quindi una speranza in più per tutti i siciliani. Ecco, però presidente, come visto come vanno le cose in Italia, ce lo raccontavano anche Minardo e Faraone,
I siciliani andranno col barcone in Africa, presidente. Ma quale barcone? Io non permetto ai siciliani di prendere il barcone. Io ho un altro impegno importante qui, visto che non ho potuto fare il ponte sullo stretto di Sicilia. Sì? Adesso farò finalmente un ponte africano che va dall'Africa verso la Sicilia. Mi scusi, presidente, ma questo ponte parte da Tunisi per arrivare a Porto Empedocle, ci faccia capire. Esatto, se ci riesco faccio uno svincolo a Raffadali. Ecco, lo svincolo a Raffadali, così facciamo contento il fratello sindaco di Raffadali. Presidente, prima di chiudere, so che lei si sta dedicando alle imitazioni in questo periodo. Ma questo è un hobby che cerco di fare un po' come Gandolfo, faccio un'imitazione, sono all'inizio, per cui... Ecco, ci provo, mi passa ecco, il tempo. Ecco. Guarda, per la felicità di Faraone, mi faccia l'imitazione di Giuseppe Conte, presidente. Ci posso provare. Vai. Buonasera a tutti, buonasera, sono Giuseppe Conte. Nel rispetto delle misure riguardanti il distanziamento sociale, esatto. Come l'è sembrato? Ecco, Faraone, come l'è sembrato? Uguale, uguale. Vabbè, ecco, Minardo, ci dica un artista. Faraone, che facciamo delle campagne importanti qua. Ecco, vai in Africa pure tu, Faraone, così fate le campagne con Cuffaro. In Egitto, ecco. Minardo, ci suggerisci per favore un artista che Cuffaro può imitare? Vediamo se Minardo si è bloccato. Minardo, vabbè, lo suggeriamo noi. Eros Ramazzotti, Cuffaro, ci faccia Ramazzotti. Ah, lei vuole un cantante proprio. Sì, un cantante. Posso improvvisare più bella cosa? Allora. Sì, vai. Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te. Com'è questo motivo? Ecco, buono, presidente, no? Con le imitazioni è meglio che lascia perdere, le intonazioni è meglio lasciarle perdere, si conceda alla campagna elettorale in Africa e la ringraziamo. Lei deve essere comunista, un secondo, sì. Sì, io sono pronto? Comunista, sì. Alessandro Gandolfo al telefono, sì, pronto? Sì. Ah, non ho fatto bene l'imitazione di Conte, la devo rifare. Devo togliere gli occhiali per la voce di Conte. Esatto. Stella, le faccio la voce di Conte senza occhiali, va bene? Vediamo come viene. Buonasera da Giuseppe Conte. Nel rispetto delle misure riguardanti il distanziamento sociale, saluto gli amici di Casa Minutella e tutti quanti. Arrivederci. Grazie, è venuta perfetta. Erano gli occhiali, eh? Gli occhiali. Un applauso ad Alessandro Gandolfo, imitatore straordinario. Ciao Alessandro, buon pomeriggio e grazie per essere stato con noi. Grazie Alessandro. Allora, Amadore, ultima domanda per Faraone. Minardo, non so se riusciamo a recuperarlo. Vai con l'ultimissima domanda e poi andiamo a Radio Fantastica. Peccato perché mi ero preparato su Minardo, avevo da chiedergli una cosa. Beh, ma magari lo recuperiamo. No, vabbè, ma il dato su cui provavo anche a fare il ragionamento prima, e su questo chiedo a Faraone, è il dato invece strutturale, cioè a volte sembra, ma ancora non è nemmeno chiaro con questo governo, che forse non si abbia bene l'idea del dopo e su quali strade bisogna veramente inoltrarsi, perché questo è un paese che ha bisogno di essere modernizzato dal profondo. Si parlava prima di burocrazia. Allora voi che ormai siete un po' il partito che rappresenta questo tipo di istanze, cosa pensate? Qual è il vostro punto di vista? Essere coraggiosi e senza queste riforme della burocrazia, della pubblica amministrazione, della giustizia, lo dicevo poco fa, il paese può avere tutte le risorse che può, ma non riesce a tirarsi fuori, perché le risorse anche in questi anni le abbiamo avute, se pensate all'Italia, anche a quelle famose risorse sui cantieri che vi ho detto poco fa, non abbiamo saputo spendere. È il tema su cui concentrarsi con più determinazione.
Allora, grazie intanto a Nino Amadore che torna a scrivere sul Sole 24 ore e non sole. Grazie Nino, buon pomeriggio, buon lavoro, grazie per il tempo che ci hai dedicato. Grazie a Nino Minardo che abbiamo perso strada facendo, purtroppo i collegamenti a volte prevedono anche questo. Grazie a Maglio Viola che grazie torna praticamente alla stanza accanto, siamo vicini di casa. Davide, grazie per il tempo che ci hai dedicato, grazie a Davide Faraone. Grazie a voi, alla prossima. Buon lavoro, mi raccomando, il meglio possibile per l'Italia e per la Sicilia. Andiamo dagli amici di Radio Fantastica, noi ci vediamo giovedì in diretta con una nuova puntata di Casa Minutella. Fate i bravi, a te Antonella, prego. Ciao Massimo, ciao amici di Casa Minutella, siete pronti per scoprire quali sono le canzoni più forti su Radio Fantastica questa settimana? Io prontissima, anche perché sto partendo da una mia certezza personale. C'è sempre lui, Vasco Rossi. Sì, la sua nuova canzone, uscita il 1° gennaio e continua ad essere fortissima su tutte le radio italiane e naturalmente anche su Radio Fantastica. Una canzone d'amore buttata via. Viva, viva la musica italiana, ma la prossima canzone della quale sto per parlarti, caro Massimo e cari amici di Casa Minutella, è la canzone della voce per me più bella degli ultimi anni. So di essere di parte, ma LP mi ha completamente stregata con quella voce assolutamente riconoscibile, anche il marchio di fabbrica del fischiettio, ce l'avete presente? How Low Can You Go, la sua nuova canzone, la nuova canzone di LP, una delle tre canzoni più forti su Radio Fantastica. Lo so, state sbirciando la mia fantastica collana, ma non è un programma di gioielleria e bigiotteria e dintorni. No, ve l'ho voluta fare vedere perché questa collana qui l'ho regalata proprio ad Ermal Meta un paio di anni fa perché ricorda il simbolo della sua casa discografica. E a proposito, è proprio Ermal Meta il protagonista di questa settimana. Fra le tre canzoni più forti su Radio Fantastica c'è anche lui con la sua nuova canzone in vista del Festival di Sanremo. Si intitola No Satisfaction. E con questo direi che è tutto. Io però torno a lavorare e questa è la mia scrivania. Ciao Massimo!